Buongiorno, come ogni giorno, tutte le mattine, passo dall'amico Andrea Borderi, il quale mi fa tanta simpatia, lo va per salutarlo. E allora la domanda mi nasce spontanea che gli voglio dire a Andrea. Andrea, io cammino sempre con la bici, no, come il tuo amico Francesco Italia, che prima camminava con la bici, la camacchia. Non sappiamo il perché, c'è un punto interrogativo. Soffre di prostata. E allora, carissimo Andrea, ti voglio dire, passando dal Tempio d'Apollo in alto, al mercato, all'inizio del mercato, vedo sempre poca gente. E picchini tia c'è tutta sta gente? Metti vicino e parla. Beh, intanto qua, in questo lato qua, abbiamo due personaggi importanti. Uno, fra virgolette, potrei essere io. No, potrei. Ci sei tu. E l'altro è tutto il mondo. Gerardo Bottaro, che è un uomo che da 40 anni fa il mestiere di commerciante ed è un grande. E siamo i due pescivendolo Bottaro. E siamo i due piedi di questo gigante che si forma qua in piazza Cesare Battista. E tutto si funziona con gli esseri umani. Gli esseri umani a Siracusa ci sono uomini importanti, non soltanto noi, e di conseguenza dobbiamo investire su di loro, che sono il meglio che ci abbiamo in Sicilia. Io ti farò una proposta per farti diventare presidente della Repubblica. Ciao. Un signore lo voleva far diventare presidente della Repubblica, ma lui, siccome ama molto il suo lavoro, non accetta. La modestia. Glielo facciamo fare a Berlusconi, a chi pera. A chi vuole. No, ma sai che ti devo dire? Che forse, non so come si chiama, lo faranno a pera. Questo è stato un ex presidente del Senato, non me lo ricordo, non dobbiamo. Pera. Sì. Era una persona distinta e così via. Berlusconi forse si ritira domani. Si ritira perché è vicchiareggio. Guarda, io sono per gli uomini che hanno un forte senso di moralità. Ovviamente Berlusconi nel passato non ha dato tanto buon esempio, ma forse in questo grande peccato che ci è caduto lui ci potremmo cadere un po' tutti, perché avere soldi in tasca certe volte fa perdere la testa. Difatti Dio si traduce in due: Dio quello vero e Dio denaro, che ci porta sempre a fare dei peccati. Ci vogliono persone in Italia che hanno un forte senso di responsabilità e di moralità. Senza la moralità non si fa niente, si cade sempre in peccato. Allora, se il nostro camera si gira e fa vedere quel sole meraviglioso, giornata estiva con gira, vieni verso noi. Giornata estiva, però dobbiamo dirlo, un po' frizzantina, quindi la mano divina ci ha dato questa città questo piacere avere questo clima bello, questo paradiso siracusano. E ti dico con tutto il cuore, carissimo Andrea, se questa città fosse, che bello congiuntivo, se questa città fosse mantenuta ad alto livello, con queste ranchiere in disuso, le buche nelle strade ed altre cose, noi, caro Andrea, saremmo il capo del mondo. Ma ti devo dire una cosa, una lancia la voglio spezzare per Francesco Italia. Guarda, io credo che... Guarda che la volta scorsa hai parlato bene, sì, e la gente, ma sì, per poco non ti linciava. Sì. Io devo dire che è facile giudicare gli altri, ma chi si mette a capo di qualcosa, e questo annovera tutti i genitori, che purtroppo quando siamo genitori siamo sempre criticati, sempre demonizzati. È un fatto naturale dell'essere umano. Per me Francesco Italia, come quelli precedenti, hanno fatto bene. Ovviamente se sono gli altri glielo fanno fare. Noi allora abbiamo avuto a Titti Buffardiece, che è stato il primo, ma ti devo dire, a limare Siracusa e farla diventare bella. Ti do una chicca, probabilmente sarà il prossimo sindaco di Maria Siracusa. Forza Buffardeci, ciao. Che tu sei uno con i maroni. Grande Titti, ciao, cerca di deciderti e fai per far rinascere questa città. Arrivederci e grazie Andrea di questa settimana.